Quindi dovrebbe essere l'Europa a costringere l'Ucraina al tavolo delle trattative, prima di tutto minacciando il ritiro di qualsiasi aiuto nel caso in cui non accettassero di trattare di giungere ad una pace, e soprattutto dovrebbero anche mostrare distensione nei confronti della Federazione Russa, perché torno a dire, noi come europei in questa questione non c'entriamo, perché questa è una questione tra gli anglosassoni, prima fila inglesi e statunitensi e Federazione Russa. Noi siamo semplicemente la carne da cannone insieme agli ucraini. Gli ucraini sono carne da cannone vera e propria, noi siamo carne da cannone in senso figurato, nel senso che noi stiamo sacrificando sull'altare della guerra della NATO il nostro tessuto produttivo e la nostra tenuta sociale.